Buongiorno amore, buona colazione con la tua solita Nutella stamattina. E devi scottare Nutella? Chi c'è? Ah, cosa stai guardando? Quale video è? Quello in cui prepariamo lo zaino per andare a scuola? Eh? E tu hai messo il telefono a Vanessa? No, ah no, con le amiche di Vanessa. Ah ok. Non le impacco. Ah, va bene, allora non mangiare troppo perché tra un'ora dobbiamo essere al ristorante, ok? Ecco, bimbe, sì. Dai, andiamo a mangiare, che poi quando si torna qualcuno deve studiare storia come al solito. Basta. Vediamo tra le due chi fa la faccia brutta. Andiamo. Vanessa, finalmente un piatto di pasta come si deve. Pensi di mangiarlo tutto? Sì. E tu cosa mangi? Pasta. Le orecchie a terra come sono? Sono buone, buonissime. Mangialo tutto, se lo mangi tutto esci da qua che sei altissima. Proviamo? 3 hours later. Cosa c'è amore? Cosa c'è? Cosa c'è? Perché piangi? Che c'è amore? Ti fa male lo stomaco? Eh? Hai mangiato troppo prima? No, no. Non mi sembra. Adesso mi ti devo vomitare, voglio andare in bagno. Ma come ti viene da vomitare, Vanessa? Non avevi niente prima. Ma non lo so, prima siamo andati fuori a pranzo, non mi sembrava stesse male, a te aveva detto qualcosa? Io parlavo con le mie amiche, adesso sta male. Adesso gli preparo una camomilla e vediamo se le fa. Io sto giocando col gatto. Tu stai giocando col gatto? Sì, ho visto che le lanci il rotolo. Le ha fatti genitori. Tu stai bene? Tu stai bene? Perché io domani devo andare assolutamente a Milano con papà per una visita e non posso assolutamente a scuola. Okay. E lei non può stare assolutamente a casa, speriamo che non abbia la febbre. Dopo gliela misuriamo. Vale. No, amore. Se sei calda, fammi vedere, fammi sentire. Non riesco a capire se sei un po' calda, però scusa, quello che non capisco è questo. Siamo stati fuori a pranzo. E mi faceva male. Che cosa? Lo stomaco. Lo stomaco ti faceva male. Sì, anche male. Quando respiravo mi faceva, mi bussava. La vuoi una camomilla? Te la faccio, sì, te la preparo. Voglio riposarmi io. Amore, vuoi riposarti? Però rifiniamo insieme i compiti di matematica. Magari aspettiamo un'oretta, eh? Beviamo la camomilla nel frattempo? No, stai calmo, amore, stai tranquilla, dai. Eh? Prendere una ciotola perché sei vomita. No, vabbè, c'è il bagno qua vicino, dai. Però speriamo che non vomiti più. Dimmi che la ciotola dell'anno scorso. Ma non c'è qua, amore. È troppo cacca. Da vomitare. Ascolta, facciamo una cosa. Ti va di bere quella soluzione che ti fa passare la nausea? Proviamo così. Magari ti fa bene. Scusa un secondo, Anastasia. Magari ti fa bene anche allo stomaco. Proviamo. Prova. Se proprio non la tieni, la vomiti. Dai. Sono a pensarci, mi sono. Proviamo, dai. Prova. Acqua calda, la borsa con l'acqua calda. Brava. Sai dov'è? Sì. L'hai vista? Vai amore, brava. Stomaco. Ti fa male lo stomaco? Anastasia ha avuto una brillante idea, quella della borsa dell'acqua calda. Ascoltami, ma la camomilla te la preparo? Sì. Dai. Però voglio riposarmi. Vuoi riposarti un'oretta? Però poi definiamo i compiti, tanto il resto ancora. Mi sono fa le male 5. Lavoro. Anche, a posto siamo. Mamma mia Vanessa, io domani non posso stare assolutamente a casa, Lo sai? Brava amore, bravissima. Adesso la riempiamo di acqua calda e gliela mettiamo sul pancino a Vanessa, ok? Ho preso proprio la tazza di Vanessa. Che brava, bravissima. Infatti questa è la tazza di Vanessa. Ma guarda, sei molto carina e gentile, lo sai? Ti stai comportando proprio bene. Se hai voglia di mettere anche un po' d'acqua e poi la mettiamo nel microonde, L'acqua calda. L'acqua te la facciamo diventare calda nel microonde, poi le mettiamo la bustina di camomilla. Guardate, qua ci sono due buchi dove infili il cucchiaino così. Va bene, amore, bellissima. Una volta l'ho trovato dentro quel tassuccio qua, non sapevo chi lo mette. Il cucchiaino! Brava. Togli il cucchiaino che la mettiamo nel microonde. Sì, si brucia pure quello e poi quando Vanessa lo prende è bollente così brucia la mano. Dai. Ti aiuto. Apro io. E tu? Ce la fai? Ci arrivi? Bravissima. Cosa devo fare? Schiaccia una volta questo pulsante sotto. Questo. Giù. Questo. Giù. Vai. Anzi, ancora una volta, amore. Bravissima! Sei una sorellina perfetta tu, amore mio, brava! Quando
quando Vanessa non è malata, quelle volte ti chiedono, però quando Vanessa è malata io l'aiuto sempre perché è la mia sorellina. Brava amore. Come... Cosa c'è? Cosa c'è? Mi è venuto adesso. Un crampo? Mi è venuto adesso un po' prima domani. Allo stomaco? Cosa c'è? Ma ti fa tanto male lo stomaco? Oddio Vanessa, ma non è che dobbiamo andare in pronto soccorso adesso? Adesso ti metto la borsa dell'acqua calda sulla pancia, se non ti passa me lo dici che ti porto al pronto soccorso. Cosa può essere? Un po' di influenza? Potrebbe essere gastroenterite, sai cosa ti do anche adesso? I fermenti lattici, che magari è un po' di gastroenterite. Ma la canottiera ce l'hai? Sì. Ce l'hai? Andiamo a riempirla, dai. Mi togli il tappo? La devo fare io amore, perché devo aprire il rubinetto dell'acqua e farla diventare bollente, ok? Ok amore, pronta la tisana? Anzi la camomilla. Mettiamo anche lo zuccherino? Sei proprio bravina amore. Uno solo così va bene, mettine un altro e poi basta. L'altro non era pieno, vero? Dai, adesso metti dentro la bustina, altrimenti diventa fredda l'acqua e non si scioglie più. Brava, adesso aspettiamo che agisce. Nel frattempo sai cosa possiamo fare? Possiamo portare la borsa dell'acqua calda alla vana e devi lasciarla lì. La portiamo? Tieni amore che è pronta anche la borsa dell'acqua calda. Adesso te la metto. Ma non cade? No amore, chiusa, col tappo. Mettitela sul pancino, tra un minuto ti portiamo anche la tisana. Ti senti un pochino meglio? Cos'è che ti fa ancora male il pancino? Allora adesso ti do anche i fermenti. Un minuto va, ne portiamo anche la tisana, ok? Per mamma. Certo. Grazie. Ani? Che? Non stai disegnando sui quaderni di Vanessa, vero? No, non sto ancora. Ok. Stai disegnando questo. Ok, andiamo a vedere come sta? Vado io? Tu fai, finisci. Sai cosa devi fare? Un bel disegno per la tua sorellina, ok? Che è malata. Faccio... questo. E poi faccio delle cose più belle. Che cos'è quello? Un burro cacao. Pronta? Arriviamo, mamma. Dai, aiutala, prendi la borsa. Mettila sul tavolo, amore, sei troppo pesante. Ce la fai, amore? Aiutala, amore, che tua sorella non riesce neanche più a muoversi. Ti fa male lo stomaco? Ti fa ancora tanto male? La bocca dello stomaco, lì hai preso freddo secondo me, ieri sera siamo usciti ancora a cena, siete andati fuori a giocare, ti avevo detto di non andare, dopo ho mangiato. Ma è vero! Sì che è vero, non dire che non è vero. Sì, ma cioè... Oggi anche siete andati fuori in giardino a giocare, in quel cortile. Come va tesorino? Un po' meglio con questo tè, questa camomilla? Mi viene un pochino da vomitare. Vabbè, non ci pensare, dai, Mi fanno male. Dai, riposati un pochino e io adesso mi cambio, poi vengo un pochino vicino a te. Però mi prometti che più tardi finiamo i compiti, sì. Va bene? Dai, riposati un pochino così magari ti riprendi, va bene? Cosa hai fatto, amore? Una sorpresa a tua sorella. Che carina. Ma sei una... Cos'è la bacchetta? La penna? Guarda, ci sono altre cose. Ma sei un amore, Ani. Cos'è? È un burro cacao. Buono. Hai ricopiato l'albero. Poi c'è l'ultima cosa che dopo vado a fare le altre regalini. Posso fare il bigliettino? Certo. Qual è l'ultimo regalino? Ha ricopiato il burro cacao? Sì, praticamente ha ricopiato questo con questo e la penna con la penna. Così due penne, così due budacacai. Mamma mia, alla scorta. Aspetta, quando qui devo andare a fare le bigliettine a taccarlo. Va bene. Stai un pochino meglio? Che dici? No. Ma no. Come no? No, va bene. Adesso ci guardiamo un bel film e ci mi vediamo. Mi fa male qua, mi pulsa qui e poi lo stomaco. Adesso vado a prenderti i fermenti. Cosa hai fatto, amore? Dammi questo. Per Vanessa. Ok. E per questo. Per Anastasia.
Che carina che è. Sono degli unicorni. Ma amore, dolcissima. Anche dietro. Così lo dice. Da Anastasia. Ok. L'unicorno e l'arcobaleno vuol dire che tutto andrà bene. Questo è scotch. Ecco cosa serviva tutto lo scotch che mi hai chiesto. Ok, questo è bello. Questo. Bellissimo per i tuoi capelli. Queste due. Cosa sono? Due personaggi. Miraculous. Ah, le Miraculous, sì, hai ragione. Miraculous, basta. Le Miraculous. La Ladybug. Ladybug, ok. Vediamo. Un righello. Serviva. Wow, per la scuola. Per matematica, perché prima che tu stessi male stavamo facendo matematica. L'ho fatta io. Cos'è? E questi? Yeah, la verità non ti entra. No. Amore, un braccialetto. La verità non mi entra. Non gli entra, però il pensiero è bellissimo. Sei stata gentilissima e sei stata carinissima. Poi ci sono altre cose appunto. Ancora? L'orologio, wow. Guarda. Chissà che sia la volta buona che Vanessa lo mette l'orologio, vero? Questo. Wow. Però si può mettere monete. Tutte le monete. Il portamonete dei Pop-It. Brava Anastasia, carina. Ascoltatemi, adesso sai cosa devi fare, Vane? Ti devi prendere questo, lo bevi tutto tutto. Agitalo un po' e boh, lo apri, riesci ad aprirlo? Forte forte, bravissima. Lo bevi perché questi sono fermenti e ti fanno bene al pancino. Adesso io invece vai, di non avere tutto. Paura. Io invece di tiro tutto qua. Vado mamma. Sì. Finito. Dai. Tutto. Sì, amore, vai in un sorso, non ci pensare. A tappa il nasino, bravissimo. Ce l'ho già tappato, quindi fai. Boh, allora perfetto. Buono? Non sono male, eh? Vabbè, come non sa è. Di erba. Sa di erba. Schifo. Come sa di erba. Adesso ci guardiamo un film e ci rilassiamo un'oretta, ok? Ani, tu lo guardi un film con noi? Uh-huh. Hai voglia? Sei ancora vestita dal pranzo di oggi, eh? Quando è che ti cambi? Io. Dopo. Allora scegliamo un bel film e ci vediamo dopo. Io posso. Sperando che Vanessa stia bene. Later. Allora, amore, come stai? Stai meglio? No, adesso però ascoltami. Abbiamo guardato un film, hai mangiato, adesso devi fare i compiti. Comunque sono le 9, domani si va a scuola. Mi piace, ragazzi. Sono stupende, ma quante penne colorate hai? Tante. Ne abbiamo anche di più. Mm. Ok, Vane, purtroppo dobbiamo finire matematica. Poi se domani non starai bene è un altro discorso, però matematica è da finire, lo sai, perché in ogni caso... Sì, ma dobbiamo studiare matematica. Dobbiamo studiare una pagina, dai, sarà facilissimo, ma devi finire gli esercizi più che altro, ok? Sì. Dai, ci vediamo dopo e andiamo a dormire. Fammi sentire se hai la febbre. Sì, ti aiuto. Hai la testa. No, non hai la febbre, non mi sembra, poi la misuriamo, va bene? Allora... Ti sei un pochino ripresa, vero? Stiamo sì. Preparando lo zaino, hai però studiato. Però mi fa male adesso la schiena. Vabbè, domani mattina vediamo però come però quando mi sta più facendo. Ti è passato? Male. Chissà perché. Domani mattina vediamo come stai. Comunque... E se stai male prenderemo provvedimenti. Speriamo di no. Abbiamo studiato, abbiamo fatto tutti i compiti. Sono le 10 di sera, è tardissimo. Yeah. Dobbiamo andare a dormire. Infatti, allora ragazzi, scrivetemi il canale. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione.